poi vedrete Max sempre in tutti i video. Eccolo, il nostro Max all'attacco. Si sentono, si sentono. Ho fatto le fuse. Ciao a tutti ragazzi, siamo Rabby e Molly. E finalmente, finalmente, come avrete letto dal titolo ragazzi, è finalmente arrivata la super sorpresa. Finalmente è arrivato Max. Sì ragazzi, oggi è uno dei giorni più belli di sempre, perché finalmente qua con noi, proprio in questo video, vedrete il nuovo arrivato della casa. E perché proprio Max? L'abbiamo voluto chiamare Max perché ci piaceva tantissimo ragazzi. Oggi vi faremo vedere tutte le nuove cosine che gli abbiamo comprato, la sua coperta, i suoi giochini e ovviamente vi faremo vedere il nostro nuovo gattino Max. Ragazzi, non vedevamo l'ora, era da un po' che lo aspettavamo, ma ovviamente Max era piccolo 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 e adesso ovviamente è ancora piccolino, però dovrà crescere qua con noi, quindi gli dovremo insegnare tutto e soprattutto dovremo farlo divertire tantissimo, e gli abbiamo preso un sacco di giochi, ora ve li facciamo vedere tutti. Rabby, ma hai visto Max? 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 Ragazzi, è piccolissimo e si nasconde sempre, non riusciamo mai a trovarlo. Aspetta, sto sentendo un rumore. E lui? Forse qua sul divano. È qua dietro? Max, sei forse qui? Max! Max, prova a controllare là dietro. Vediamo, Max! Max, Max, dove sei? Max! Max. Guardatemi ragazzi, ecco Max! Ciao Max! Ciao Max! Ciao piccolino! Ragazzi, ecco a voi il piccolo Max. Poverino, sto facendo la nonna. Scusa Max, non volevamo disturbarti. Facciamo piano, Rabby, sta dormendo. Direi che è arrivato il momento di far vedere a tutti i fan tutte le cose di Max. Cosa ne pensi? Vai, non vedo l'ora. Allora, prime cose indispensabili, ovviamente una bella copertina per Max. Sì, perché come avete visto è un dormiglione, un coccolone, quindi sicuramente vorrà dormire bello comodo con la sua copertina nella sua cesta, ragazzi, perché guardate, gli abbiamo preso una cestina apposta per lui e adesso la riempiremo con tutti i suoi giochini, così sarà felicissimo. E comunque c'è anche un nuovo arrivato, il super aspirapolvere. Lo vedrete molte volte ragazzi, è proprio ciccio questo aspirapolvere. Ti immagini Max qui sopra che se ne va in giro comandandoci per la casa? Allora fate questo, fate questo, fate quello. Ragazzi, nell'aspirapolvere robot si può mettere anche questo cagnolino gigante, Non ci posso credere, ma non è un cagnolino, sembra piuttosto un cricetino quello. È un cagnolino. Allora, se questo video raggiungerà i 5.000 mi piace, mettiamo il cagnolino nel robottino. Non ci posso credere, così Max avrà un vero amico, un cricetino. Ovviamente non può mancare il suo tiragraffi morbidoso. Guardate che bello ragazzi. Vediamo qua un po' ragazzi, chi di voi si ricorda questo tiragraffi, dove l'abbiamo già visto? Perché per far felice Max abbiamo fatto testare un po' di giochi ad Achille. Quindi quello lì è il tiragraffi come quello di Achille. Ok, sarà veramente bello vedere Max che entrerà qua dentro, eh. Comunque sì ragazzi, d'ora in poi vedrete Max sempre in tutti i video. Mamma mia, non vedo l'ora. Sì ragazzi, da questo video in poi sarà Rabby, Molly e Max, perché ovviamente noi registriamo sempre qua e Max, questo ormai è anche la sua casa. Max, Max, tutto bene? Ma qui si dorme. Oh, Rabby si è addormentato. No, è stanco. Ma come fa a dormire? Max si è già abituato a noi ragazzi, perché dovete sapere che oggi, proprio oggi, è il primo giorno che Max è qui con noi. L'abbiamo appena portato a casa, ma lui sembra che si sia già ambientato. Guardate piccolino, sta già dormendo. Comunque noi abbiamo fatto di tutto per rendere questa la sua casa preferita. Guardate, c'è anche il suo giochino attaccato alla finestra. Oh 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 oh.
Beh, adesso direi che è quasi grande quanto lui questo topolino. Ma Max diventerà gigante, vero Molly? È un British Shorthair, ragazzi. Diventerà super gigante. Non vedo l'ora. Ok, andiamo a vedere tutte le altre cose di Max. Sta ancora dormendo, ragazzi. Ok, io direi di svegliarlo. Che cosa ne dite? Ok, va bene. Piccolo Max, tutto bene? Ehi, ma i nostri fan ti vogliono conoscere. Ehi, vieni, piccolo Max. Ho giocato tutto il giorno. Ciao, amici di Rabbie Molly. Io sono il piccolo Max. Sei arrabbiato che l'abbiamo svegliato? No, sei stanco, piccolo Max. Quanto è bellino, ragazzi. No, è addormentato il piccolo Max. Il piccolo Max ha un po' sonno, ma adesso lo porteremo con noi nel video a fargli vedere tutti i suoi nuovi giochini. Vero, Max? Ti piaceranno tanto i tuoi nuovi giochini. Saluta tutti i nostri fan, digli ciao, ragazzi. Ehi, Max, ehi, io sono il piccolo Max. Prima di registrare questo video abbiamo giocato così tanto con Max, ragazzi, che si è addormentato, è stanchissimo. Adesso speriamo che torni ad essere giocherellone come prima. Piccolo Max, ciao! Ciao Max, saluta tutti i fan. Io sono Max, diglielo. E di qua, la telecamera è di qua, Max. Ciao ragazzi! Beh, direi che Max comunque è bravo, non sembra avere paura delle telecamere, vero piccolo Max? Molti gattini hanno paura delle telecamere, ma Max non ha paura di niente. Ma Max! Tutto bene? Max! Guardate se Max riesce a giocare ancora un po' con noi. Ehi Max, vuoi giocare con noi? Allora, prima giocava, vediamo. È un po' stanco, l'abbiamo appena svegliato, poverino. Stava facendo il suo pisolino, magari è stanco. Sembra una scimmietta. Sei un po' stanco tu? Ragazzi, sentite, sta facendo le fusa il piccolo Max. Ehi, Max. Ciao, Max. Facciamo silenzio, magari lo sentiamo. Sentiamo? No, sento solo che è morbidoso. Ma ancora non sta facendo le fusa. Prima le ha fatte, ragazzi, faceva prrrr. Era un trattorino il piccolo Max. So io come far giocare Max. Vai. A Max piace un sacco quando metto le mani sotto le coperte e inizia a fare così. Max, tutto ok? Max, guarda il gioco che ti piace un sacco. Poverino, Max è un po' stanco, l'abbiamo appena svegliato. Io direi di fare vedere tutti i giochi e tutte le cose di Max e poi torniamo a giocare con lui. Si è appena svegliato, dobbiamo dargli il tempo di risvegliarsi. Sarà un po' come Molly la mattina, che non si vuole mai svegliare. Eccolo, il nostro Max all'attacco. Vai Max. Mi piace un sacco quando faccio così, ragazzi. Max, vai, prendi le mie mani. Adesso vi facciamo vedere dove mangerà e dove berrà Max. Guardate ragazzi, abbiamo preparato tutto quanto per Max. Qua gli metteremo le sue crocchettine. Qua ci sarà l'acqua. E guardate lì, c'è una fontanella. Sì ragazzi, perché dovete sapere che ai gattini piace molto bere l'acqua fresca, perché altrimenti quella che rimane lì dopo un po' magari si scalda d'estate. E quindi noi vogliamo viziare subito il nostro gattino e gli abbiamo preso una fantastica fontanella. Ecco tutti i giochini di Max, guardate. Wow. Allora c'è una palla, c'è un topolino con le piume. Che carino, questo lo può anche graffiare. Questo per ora era il suo preferito, un topolino. Che fa rumore. Gigante. Senti, Molly. Dopo proviamo a giocarci. Okay, tante cose che possiamo attaccare. E poi questo è il mio preferito. Vediamo un po'. La canna da pesca con la coccinella. Dopo andiamo a provarlo, Oh, che carino. E questo? E questa è la sua spazzola. Questo è per fargli le coccoline. Che bellino. Proviamo a fargli un po' di coccoline. Facciamogli le coccole. Ehi Max, le vuoi un po' di coccoline? C'è il tuo topolino. Guarda che carino, ti piace il tuo topolino? C'è il tuo topolino. È ancora addormentato il nostro amichetto. Adesso gli facciamo un po' di coccoline. Oh. Ecco qua. Comunque sia, ragazzi, Max è molto bravo perché è il primo giorno. Da qualche ora l'abbiamo portato a casa ed è già super calmo. No, Rebby, si sta riaddormentando. Esatto, si è già ambientato. Ma così lo farai riaddormentare. No, si addormenta il povero Max. Guardate come si diverte. Ah,
E ti graffia. Cosa c'è? Vuoi giocare? Ok, allora direi che adesso vi facciamo vedere la lettiera di Max. Allora ragazzi, ovviamente abbiamo ricavato uno spazietto anche nel bagno per Max, perché anche Max deve fare i suoi bisogni. Quindi qua ci sono tutte le sue cosine per cambiarlo. E qui guardate, è la sua lettiera. Ha già imparato ad entrare ed uscire da solo. È bellissima questa lettiera. E abbiamo messo anche un'altra ciotola per l'acqua in caso avesse sì, sete. Sì, esatto, se gli viene sete mentre è in bagno potrà bere. Ok, chi riesce a trovare Max, ragazzi, vince. Eccolo qui. Ehi, ma sei ancora qua? Sei ancora stanco? Ciao, piccolino. Sentite, ragazzi, fa le fusa. Si sentono. Ha fatto le fusa. Ok, vuol dire che è felice, Max. Sì, guardate, il piccolo Max si è messo giù, vuol dire che vuole un po' di coccoline. Forse vuole un po' di coccoline. Guarda che gioca. Vuoi un po' di coccoline, tu vuoi giocare, Max? Tu vuoi giocare, piccolo Max, eh? Tu, Ehi. Allora, adesso Max va a fare la nanna, non è vero? Sì, sono molto stanco. Ma dove vuoi andare? Vuole andare a dormire, Max. Comunque, ragazzi, non vi preoccupate, perché oggi è il primo giorno che Max è qui con noi, quindi si deve un po' ambientare. Gli dobbiamo fare vedere ancora dove sono tutte le sue cose. Ma dove ti nascondi? Ma ci sarà in tutti i nostri video, quindi lo vedrete in azione, vero Max? Sei pronto per giocare con noi? Ok, allora, quindi adesso Max andrà a dormire, ragazzi, e dite ciao. Ciao Max, ciao. Torna nel suo posticino preferito. Mi piace un sacco andare dietro il divano. Ok ragazzi, speriamo tanto che il video vi sia piaciuto, speriamo che Max vi piaccia, perché oggi da noi è tutto. Da noi il piccolo Max è tutto, ma ci vedremo presto in altri fantastici video dove ci sarà anche Max. Ciao. Ciao.